sento brutta e grassa. Ma no, tesoro. Devi solo vedere le cose da una prospettiva diversa. Ah, beh, sì, hai ragione. Oggi mi sento grassa e brutta. Così va meglio. Buonanotte. Oh amore, sai, stamattina sono riuscita a fare la pipì mentre facevo la cacca e poi mi è venuto il ciclo. Interessante. Ma quanto è dolce il marito di Paola. L'aiuta sempre pure con il figlio. Beh, il bimbo è anche suo, mi pare, no? Dicevo, l'aiuta con il piccolo. È colpa tua se il mondo è in mano ai maschi. Sappilo. Allora ieri com'è andata? Niente, ho fatto cilecca. Beh, un bel passo avanti, direi. Sento puzza di cadavere. Ho appena fatto l'amore con il mio ex marito. Ma tuo marito non è morto un mese fa. Appunto. Ehi, ciao. Come stai? Insomma, non bene. Andiamo a farci una passeggiata, ti va? Sì, sì, ho proprio voglia di distrarmi. Bene, passa a prenderti fra 10 minuti. No, 10 minuti no, sono appena tornata a casa. Devo darmi una sistemata, poi oggi c'ho pure il ciclo. Dammi una mezz'oretta. Senti, non so da te, ma qua è iniziato a piovere. Rimandiamo fra qualche giorno, che dici? Ieri Filippo è voluto per forza venirmi sui piedi. Ma che tu che hai fatto? Ho dovuto per forza comprare l'infradito che stavo provando. È un malato. Facciamo una cosa, non parliamo più dei nostri tradimenti. Beh, avremo ben poco da dirci allora. Insomma, perché scopri con me? Per dimenticare il mio ex. E funziona? No, devi metterci meno passione.